Ah, sono sveglio, giuro, sono sveglio. Io voglio provare una roba, perché tanto laggare lagga. Cioè, lui lagga di merda. E se io faccio... predilige qualità? Oddio! Orca troia! Don't scherz. Don't scherz with me. Lascio un cattivo. Qua c'è? Ehi! Bacini di evocazioni. In ciascuna area sono presenti effigi di martiri che svolgono la funzione di bacini di evocazione. In questi luoghi puoi evocare facilmente altri giocatori. Grande. Forse che Beppe sta facendo lo schiavo da un'altra parte. Però detto questo, disponibile anche nel menu, invia un segno di evocazione per il multigiocatore cooperativo, che tra l'altro non è assolutamente il segno del sole, no? Nel multigiocatore viene evocato in un altro mondo e ci casiamo. Volevo vedere bene quella statua lì, ma mi sa che non si riesce a vedere un cazzo. Ah, grande, raga. Ah, buongiorno. Aspetti che arrivo, aspetti un secondo. Condurli sulla retta via. Ancora oggi esistono nuovi di grazie che preservano le robe bestiali. I loro raggi ti indicheranno la via. Ah. Ah, pazzesco. Ok, capì. È però Gino. Usa la mappa per verificare la tua posizione, il terreno e gli edifici circostanti. Puoi aggiornare le informazioni della mappa. Pazzesco. Va bene. Io volevo vedere... allora, raga, scusate, permesso. Non voglio disturbare nessuno. Non ho il monocolo. Ste. Si necessita video di Zully the Witch per capire. Buongiornissimo, signorina Crestfallen, immagino. Oh, yes. Ah, no, scusi, un uomo. Tarnished, are we? Beh, raga, ho sbagliato. Come to the lands between for the Elden Ring? Mm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Pazzesco. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the round table hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Ah, sì? E basta? Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless, me, Varre. Varre! Take care to listen. Vai. Are you familiar with Grace? The golden light that gives life to you, tarnished. A voglia. You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. Mm. That is the guidance of grace, a path that a tarnished must travel. Mm. Mm. Indeed. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you, tarnished, to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Iniziamo a stare calmissimi. Più o meno ci siamo. Guidance will to Castle Stormvale. Gran tempesta. The home of the decrepit demigod Godric the Grafted. Quindi, soldato di Godric, soldato it's del re. Time you set off, I should think, to Castle Stormvale. On if you seek the Elden Ring, maidenless as you are, it's time you set to castle. Va bene, va bene, va bene, abbiamo capito. Andiamo verso il castello. La direzione è abbastanza chiara, perché raga, a quanto pare qua se sei senza vergine è un problema. Ma io stavo aspettando il momento giusto. Prova fuga.
La prima volta deve essere speciale, ragazzi, non è che posso... Le terre dell'Interregno offrono frutti, fiori, funghi e farfalle in abbondanza. Meno male che c'è frutto di Rawa. Sì, ma ditemi che ci posso andare però in quelle isole lì a visitare. Permesso. Crocifissi qua. Allora, ho capito che c'era quel, praticamente quel cavaliere bestiale che girava. Ah, tra l'altro la luce proprio qua mi guida. Chiesa di L. E beh, c'è Babbo Natale lì. Dalla mappa puoi raggiungere, sì, teletrasporto. Abbiamo capito. Guardalo lì. Buongiorno. Aspetta, eh. Potenziare gli armamenti. Pietra da forgiatura. Non sbaglierò mai. Non finirò mai di sbagliare. Pietra usata per forgiare svariati armamenti. Frammento assai comune. Potenzia gli armamenti fino a un massimo di più 3. La pietra da formatura è presente ovunque nell'Interregno, come dimostrano i numerosi condotti minerari. Raga, Babbo Natale, buongiorno. You're tarnished. I can see it. Tu che cazzo sei? Also see. Ah, sei mascherato. That you're not after my throat. Ma a parte che non lo sai. A little something. I am Kale. Kale. Purveyor of fine goods. Consiglio. Consiglio. You know, if you can spare the room, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Okay. Essential, really. If you intend to survive out here, the kit costs a bundle, and I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts. After all. You know, if you can, you should buy yourself a crafting essential. Va bene, the va kit bene, costs abbiamo not the import. Va bene. Tu. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Perché? Let's say you're a very welcome customer. Mi piacerebbe capire da cosa capisci che sono senza luce, al di là del fatto che sono nudo. E soprattutto... Oh, però 500. Rimedio del dito torto. Rivela i segni di evocazioni cooperativi ostili. Oh, posso leggere tutto. Oh, oh, oh. Strumento astrologico utilizzato dai membri della famiglia reale di Caria o Caria, che si voglia. È solo una parte trafugata dell'attrezzatura completa. Consente di vedere a notevole distanza. Durante l'epoca dell'albero madre, l'astrologia cariana cadde nell'oblio, nell'ordine aureo non vi era posto per il destino narrato dalle stelle. Rivela i segni dei multigiocatori cooperativi e competitivi. I segni cooperativi sono di colore dorato, mentre quelli competitivi sono rossi. Multigiocatore inizio quando evo, che va bene. Vaso vuoto dorato della misteriosa capacità di autoricomporsi, essenziale per la creazione di oggetti con vasi incrinati. I materiali e le magie sigillati al suo interno manifestano i propri effetti al momento del lancio. Ok. Non potendo diventare vergine delle dita, si fece missionario per diffondere i sacri insegnamenti. Raga, pazzesco. Camaglio. Giustamente. La sua capacità di ridurre i danni. Allora, facciamo così. Io ascolto il tuo consiglio. I'm glad you took my warning. You've made an ex. Creazione oggetti. I corredi a creazione consentono di fabbricare oggetti con materiali a disposizione. Seleziona dal menu principale per iniziare. Va bene. E basta. Perché alcuni oggetti saranno vasi incrinati. Ho capito. Dai. Devo comprare già. No, vasi incrinato forse. Costava 500. What's it? Vero?
300. E pigliamo questo minchia di vaso. Goodbye. Piacere mio. Però, però ricordiamo che sono nudo. A questo punto c'era quel cavaliere bestiale che girava. E io lassù t'ho visto, sai. Sembra grosso. Una statua. È una statua. Probabile qualcosa. Parte che quello la... Esamina. Che ansia, raga. Aspetta un attimo. Questo è chiaramente il coso. Il porco de... Dicevo, il segno oscuro. Questo qui. Eh sì. Giustamente, la speranza pazzesca, bestiale. Vabbè, cosa esamino qua? Guida. Un attimo. Possiamo fare una cosa per volta. Dov'è il cavaliere bestiale? Cazzati neri. Ma sono questi che urlano. Raga, i golba. Stai fermo. Aspetta, aspetta. Vi dovete muovere di meno, però. Allora, io sto continuando a sbagliare il tasto per correre, tra un po' mi incazzo. Allora. Fermo! Buono. Ho finito la pollaz. Muoro, muoro, muoro. Allora. Allora, siamo calmi. Boh, andata così. Ti sento, eccolo lì. Cazzato nero. Ah, proprio. Ok. Non ci vedo un cazzo però qua, te lo dico. E la madonna. Però zio. Va bene, quindi tutto sommato forse non era una buona idea. Andiamo di qua. Potrei incaponirmi, non c'ho voglia. Andiamo a vedere cosa c'è di qui. Pazzesco. E quindi... Ma aspetta però. Boh, praticamente ti dà una direzione generale. Per carità, va anche bene. Ma c'è gente cattiva, chiaramente. Pom 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 pom. Ah.
Aia! Bestia! E boh! Away! Away! Ma no, ma stai scherzando, spero. Sono vigili gruppi di nemici. Stermina un gruppo per rifornire le tue ampolle. Ah sì? Grande, raga. Però. Io ero qui per un motivo preciso. Cioè, quello lì mi ha dato una direzione. E poi? Una volta che ho seguito la direzione. Sì. Ah. Oh. Oh. Per prima cosa fortuna. Prova a parare. Vabbè. Raga, le catatrombe di Lordran. Passo tempesta. Ma cos'è quello? Ho un debuff. Azz. Buongiorno. Ah sì. Ok. No, queste non sono assolutamente le... Puttana di merda! Ma sei scemo! Ma cos'è? Raga, un gremlin. Allora, aspetta. Hai ragione, però aspetta. Allora. Porco di dio. Io le catatrombe qua. Aspetta, ma le anime? Sono queste? No, luogo di grazia. E sono morto. O ce l'ha il bastardo. Comunque niente, mi servirebbero proprio dei vestiti, eh. Beh, però raga, cioè, dai. Vieni qua. Oh madonna. Porco di... Allora, meno uno. Basta! E niente, sono picciu, me lo merito. Me lo cerco. Tocchi a macca di sa. Ma qua c'è una luce, non si capisce un cazzo. Resina di radice. Vediamo che cosa sarebbe. Ah, è uno di questi qua. Tra l'altro di questa roba qua non ho letto un cazzo. La polpa ricca e spugnosa lo rende un ingrediente fondamentale per i vasi da lancio. Si dice che si nutre delle foglie cadute dall'albero madre. Simbolo di devozione a Santa Trina. 16 sensi procando l'ansia bestiale. Le radici del grande albero si intrecciavano un tempo con quelle dell'albero madre. Ah, perché attenzione, grande albero e albero madre sono due diversi. O così si dice, motivo per cui le catatrombe sono costruite all'interno delle radici del grande albero. Ok. Va bene. Però, la mia domanda adesso è... Ho ripreso... Erano le anime quelle? Mia domanda adesso è... Un vestito? Perché qua io in realtà... Con tutto il rispetto... Qua c'è, sarà chiaramente un boss, cazzo... E se qua posso evocare qualcuno... Ah, lo devi operativizzare. Tutto chiaro. Visione di qualcosa di pazzesco.
bloccata da un meccanismo. Più avanti servirà scontro a distanza. Ti sento. Vieni, Pichu. Però guarda, cioè non mi fai il tempo di fare un cazzo. Mi ho rotto i coglioni. Cazzo di gremlin di merda. Niente, qua il backstab, no? Oh! Pichu. Lo do io scontro a distanza, Dio Madonna. Allora, stiamo calmi che qua a ogni incontro spacco il microfono. Ah, questi magari stanno anche fermi. Vieni qua. Vieni qua, coglione. No, no, vieni qui. Vaffanculo però anch'io. Sarò Pichu. Vieni. Vieni. Vieni su. Non ho dei ciottoli da lanciare. Vieni. Pichu. Vieni. Aia. Vieni qua. So che ce n'è un altro, lo so. Lo vedo. Papicciumi. Fa, allora, fiore bestiale. Ti sento zampettare. Vabbè, se rimani di nascosto, rimani di nascosto. Sbatto il cazzo. Qua c'è una imboscata bestiale, dai. Oh! What? Ah sì? Ok. Io corro tantissimo. Eppla. No! Cagato in mano. Voglio andare a casa, Laura. A me. No. Ma chi cazzo è? Raga, va bene. Abbiamo capito. Qualcosa mi dice che non troverò un vestito qui sotto. Andiamo dall'altra parte. Porco. Più che tutto a me interesserebbe tanto capire come livellare. Qui chi c'è? Buongiorno. Ah no. Ciuca. La tartaruga. Ciao. Attenzione. Quanto ti sto fottendo i vestiti da 1 a 3, raga. Dammi sti vestiti. Cazzo. Non ho visto cosa ho preso. Kukiri. Stiamo sereni un attimo. Che cazzo ho preso? Parte Kukiri consumabile, lancia i nemici, può essermi utile nelle catatrombe. Corredo, vaso. Spada dritta del vassallo. Vai, usa. Perché no? Ah! Attenzione.
Massiccio pezzo di cazzo, adatto anche ai combattenti sprovvisti di tecniche. È un'arma semplice e rudimentale che richiede solo forza bruta e persistenza. Spada dritta di nobile foggia ed è di eccelsa qualità e sovente brandita dai fanti del servizio dei signori. Presenta macchie e scheggiature dovute all'uso, ma nel complesso appare conservata in buone condizioni. Qual è il problema? Ah, ecco perché. Perché sono piccio. Avete ragione. Là. E un pezzo c'è. Manca un vestito, ragazzi. Quindi questo è l'albero madre o il grande albero? Capiamo. Ah, buongiorno. Io verrei in pace. Ecco. Senti, soldato di Godrix. Non ho tempo qua per... Ancora? Aspetta, ho sbagliato direzione. Vabbè, raga, stiamo calmi. Ea. Mi dai un vestito? No. Rovine davanti al cancello. Chiaramente. Ma è pieno di cristiani. Vabbè. Più forte. No, li canez. Vabbè. Vieni. Au bau. Aspetta. Hai ragione. Vabbè, mi sto abituando. Sto abituando ai colpi qua. Un attimo. Un attimino. Away. Aspetta. Oh, che bello quello a fondo, che bello. Dimmi che mi hai droppato un vestito, Dardo. Fuck. Scusa, cane. Però mi hai un po' attaccato tu, diciamo le cose come stanno. Io però... Oh. Quello è grosso. No, ma sono Pichu. Sono proprio Pichu. Sì. Ma perché non ha fatto il backstep? Shit. Opla. Sa, venite di qui. Tutti assieme proprio, non una alla volta. Porco di... Vabbè. Vai. Uno. Così poco. Raga, Dark Souls, tu insegna. Vieni. Volevi. Dammi sta schiena, va. Esatto. Lato sbagliato. Opla. Qua. No, ma dai. Ma perché non lo fa? Porco di... Cos'era quello? Ho sentito un rumore. Te! Ma no, ma serio? Ma che Cristo! Droppi? Droppi un cazzo. I tuoi amici sono dei cacasotto. Guarda che roba. Io però a questo punto non ho vita. Piano, piano, che non ho vita. Sta il ballo del qua qua. Gesù Cristo fa... Aia! No! Serio? Ma dove cazzo mi sveglio? Ah, statua di Mario. Più lag, se possibile, perché così non mi basta ancora. C'è una bella roba. Pigliare i cazzi qua. Grande.
Quindi? Ah, buongiorno, signorina. Guardi, io starei cercando una vergine. Greetings. Greetings to you. Traveler from beyond the fog. I am Melina. Melina. Prego, si accomodi. Melina, lei lagga un po'. I offer you an accord. Dai, vediamo se ci gasiamo. Have you heard of the Finger Maidens? Più o meno. They serve the two fingers, offering guidance and aid to the tarnished. Maledita Mabuko. But you, I am afraid, are maidenless. Però raga, buchi ne ho. I can play the role of maiden. Sì? Ma? Turning runes into strength. Grande. To aid you in your search for the Elden Ring. Però. You need only take me with you. To the foot of the Erd Tree. Raga, e che devi fa? Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, okay. I bequeath to... Anello del fischietto del... raga, tanta roba. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Bestiale. Torrent has chosen you. Ah, sì? Treat him with respect. Ok. La Gwagel. Questa mi sa una di quelle robe che in realtà puoi fare la scelta, tipo Caffè Frampt. Tipo no, non ti voglio come vergine, magari stai senza cavallo. Shall I turn your rune? Let my hand rest upon. Share them with me. Fa parei. Bestiale, un livello. The principles you would follow. Stai zitta un attimo, per favore. Dai, facciamo così, un livello vitalità. Fraternità e legalità. Ciao. Vediamo. Usa il fischietto per evocare e salire in sella a furia. Se viene ucciso, puoi evocarlo di nuovo al posto di un'ampolla. Va bene. Arrivati a questo punto, però io qua devo far fuori qualcuno. Perché è esploso? Oh là! Tac! E adesso sì! Adesso sì! Venghino, signore, venghino. Aia, ste torce di merda. Così impare a darmi fuoco, brutto piccio. Sì, cazzo. No, serio. Carico fisico 99. E io ne ho 39. Vabbè, stiamo calmi. Che palle, va bene. Qua che succede? Una grazia pazzesca. E va bene. Va bene, va bene. Ah, è qua che devo andare? Ci stiamo forse pisciando? Soglia tempesta, su. Va bene. Ah sì? Ma che cazzo, no! Volevi! Asbe. Tu sei tutto bigio.